Leggere la città. Passiamo la linea a Chiara Fabbri in Palazzo Comunale. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, c'hai un ospite oggi. Sì, oggi sono con l'assessore Elena Becchi, assessore alla cultura. E la mia domanda era appunto se poteva spiegarci che cos'è l'evento, l'iniziativa Leggere la città, visto che sono sia cittadino di Pistoia, sia operatore nello studio di comunicazione Webtitude. Allora, Leggere la città è un'iniziativa che si propone di far diventare Pistoia la casa del pensiero urbano, un'iniziativa che si svolgerà, partirà domani, quindi dal 3 al 6 aprile, nei prossimi giorni, insomma nel prossimo weekend, che vedrà a Pistoia la presenza di più di 60 incontri di varia natura che declineranno il tema della città e delle differenze sotto vari punti di vista. È un'occasione unica per la nostra città e per i nostri cittadini, che speriamo possano partecipare numerosi a tale iniziativa, perché vuole essere una riflessione in cui si mette al centro la piccola e media città europea attraverso l'indagine di vari aspetti, come gli aspetti sociali, la mobilità, e ovviamente sarà anche l'occasione per portare a Pistoia nomi di rilievo internazionale, come quello dell'architetto designer Carlo Ratti, che ha un laboratorio al MIT nel Massachusetts, quindi sicuramente un modo per riportare al centro della riflessione quello, la città, che è il primo dei beni comuni dove per sua natura si incontrano percorsi, persone di natura differente, per cui l'iniziativa appunto è arricchita anche da momenti, diciamo, più di svago legati appunto alla musica, alla performance di arte e quindi appunto proprio mostre di arte, insomma, fotografie di arte. La cosa essenziale da mettere, insomma, in luce è anche quella dei luoghi dove si svolge Leggere la città, alcuni dei luoghi che non molto frequentati, insomma, dai cittadini pistoiesi, e quindi anche un'occasione per vivere diversamente spazi che abbiamo a disposizione. Senti Chiara, una domanda dallo studio, se la puoi fare alla tua ospite. Ci saranno anche coinvolti dei luoghi della cultura di Pistoia, e poi come seguire sui social questo evento? Sì, infatti un'altra domanda che ti volevo fare è proprio il fatto dove possiamo trovare le informazioni e il calendario delle iniziative, sia cartacee che web. Allora, l'iniziativa è promossa dal Comune di Pistoia, e quindi già sulla pagina del Comune di Pistoia sono presenti informazioni in merito. Però abbiamo un sito dedicato, che è www.leggerelacitta.it, una pagina Facebook molto ricca e densa di riferimenti proprio su questa iniziativa, sulla quale sarà possibile anche dare eventuali variazioni all'ultimo minuto, che speriamo non ce ne debbano essere, ma si sa mai, per cui quello, diciamo, è lo strumento più immediato, insieme alla pagina Twitter. La pagina Facebook è Leggere la città, mentre la pagina Twitter è Leggere la città _Pistoia. Benissimo, informazioni su dove trovare le date, i luoghi degli eventi, quindi sono sia web e il cartaceo, lo troviamo? Cartaceo, volantini, brochure? Sono, diciamo, sparsi per la città, però all'ufficio relazioni con il pubblico in Piazza del Duomo, e poi ci sarà un punto di accoglienza dedicato proprio sotto le logge del Palazzo Comunale, dove è presente anche la mostra del libro. Diciamo che il teatro centrale attorno al quale si svolgono le varie iniziative è la Piazza del Duomo, insomma, investendo palazzi come quello del Palazzo dei Vescovi, la Fonte Corigliana, Palazzo Comunale, le sale affrescate stesse, gli antichi magazzini, fino a Palazzo Fabbri. Perfetto, noi ringraziamo l'assessore e la nostra Chiara. Ovviamente Chiara nei prossimi giorni ci racconterà quello che avviene e quello che dovrà avvenire.
Risentiremo anche l'assessore per avere dei commenti su quello che è stato detto. Volentieri. Grazie. Grazie.